In the Wheel. Il mondo dalle viscere della balena. Parole e pensieri su realtà e lavoro. A cura di Daniele Ciacci. Salve a tutti, buongiorno e bentornati a una nuova puntata di Done in the Whale, il podcast che con un po' di poesia, un po' di pensiero critico, un po' di studio sulla motivazione, le performance e il coinvolgimento vuole portare qualcosa di nuovo e scovarlo in fondo alle viscere della balena. Io mi chiamo Daniele Ciacci e oggi sono particolarmente contento perché ospitiamo un mio caro amico, poeta, Bernardo Pacini. Ciao Bernardo. Ciao Daniele, come va nella balena? No, la balena è sempre un po' scuro, sempre un po' grigio, sempre un po' puzzolente, però stiamo cercando di aprire lo sfiatatoio e qualche volta riusciamo a trovare delle cose interessanti. Apriamo lo sfiatatoio. Apriamo lo sfiatatoio e in questo momento sono contento un po' di averti qua. Ora, per dare uno spazio di comprensione anche ai nostri ascoltatori, Bernardo è qua per una semplice ragione, perché noi in questo podcast cerchiamo di parlare di poesia e ho ricevuto alcune domande nel corso di questi episodi che mi chiedono: ma perché proprio la poesia, Daniele? Perché non il romanzo? Perché non provi a cercare della letteratura saggistica, eccetera? Io ho trovato il mio modo, che è la poesia come strumento di conoscenza di sé. Volevo chiederti, Bernardo, se oltre a voler magari presentarti in qualche minuto, volessi raccontarci la tua esperienza su questo frangente. Grazie. Grazie a te. Allora, mi presento. Io, come già anticipato da Daniele, sono Bernardo Pacini, rispondo a questo nome. E sono nato nel 1987 nella provincia di Firenze e ora vivo a Firenze con mia moglie Clarissa, con mio bambino Cosimo. Mi occupo di editoria online, questo magari dopo lo approfondiamo, ma il motivo per cui sono stato invitato è quello appunto relativo alla mia, se si può dire, esperienza e produzione poetica. Io ho cominciato con questa sventura della poesia nel 2013, sventura e avventura della poesia nel 2013, con un libro, o meglio, ho cominciato un po' prima, ho cominciato con un'opera autoprodotta che si chiamava Miracolo di Cemento, che però stampai solo per gli amici, così avevo iniziato l'università e lo feci così per mettermi alla prova. Poi uscì Cos'è il rosso per l'edizione della Meridiana nel 2013, che ebbe una discreta risposta. Ho vinto alcuni premi con questo libro, ma al di là di tutto ci sono state delle recensioni, si sono venuti a creare dei contatti molto proficui anche umanamente nel mondo della poesia. Poi un paio d'anni dopo è uscita un'accoppiata di libri, sono usciti pressoché insieme, anche se sono stati scritti per ragioni diverse e in momenti diversi. Uno è un libro d'arte, potremmo dirlo, di poesia e fotografia, che si chiama Per favore rimanete nell'ombra, per favore, è scritto tutto attaccato, e per Origini Edizioni, che è una casa editrice di Livorno che fa dei libri d'arte bellissimi, tutti bellissimi, veramente bellissimi. E poi l'altro, un libro stranissimo, è uscito per una casa editrice di Salerno che si chiama Oedipus. Il libro si chiama La drammatica evoluzione, è molto complicato sintetizzarlo, però potremmo dire che è un libro in cui mi sono divertito a raccontare, immedesimandomi nei Pokémon, proprio nei Pokémon, la mia esperienza, l'esperienza che ho vissuto nel passaggio, diciamo, tra l'età dell'adolescenza e l'età adulta, usando anche le metriche classiche tipiche della poesia italiana e non solo. E non solo. Ci sono state anche altre pubblicazioni in antologia, in rivista, cose meno interessanti. Tra poco dovrebbe uscire, anzi, uscirà a settembre il mio nuovo libro, che per me è di fatto l'opera seconda, perché le altre sono un po' esperimenti, side project, diciamo. Si chiama Fly Mode, anche questo è un libro un po' particolare, uscirà nel 2020 a settembre, per Amos Edizioni, per una collana che si chiama A27. Questo sono, diciamo, io in poesia. Ecco, io ho cominciato a rapportarmi con la poesia, con il linguaggio poetico, che forse è il tipo di esperienza che al momento mi risulta più interrogativa ogni giorno da quando ho cominciato. Ho cominciato praticamente al liceo. Mi rendevo conto che
c'era qualcosa di cui avevo bisogno, c'era qualcosa di non meglio specificato che mancava alla mia visione del mondo. Non lo poteva dare lo studio in sé per sé, non lo poteva dare il mio modo di pormi con le persone, così, nei rapporti. Era qualcosa di più, avevo bisogno di uno spazio artistico, perché io sono stato pianista per alcuni anni, ma poi ho smesso per una serie di motivi, e mi venne a mancare uno spazio espressivo artistico. Ecco, la poesia ha preso piede nel tempo sempre di più, perché mi rendevo conto che il linguaggio poetico era uno spazio di indagine che la semplice comunicazione non riusciva a raggiungere. La comunicazione di qualsiasi tipo di sentimento o emozione non bastava a restituire appieno ciò che in fondo io volevo dire al mondo, ecco, se davvero avevo qualcosa da dire al mondo. Poi sono successe tantissime cose nel tempo, perché effettivamente ormai sono passati quasi 10 anni da quando io mi occupo di poesia in maniera intensa e radicale. Ancora oggi io chiedo alla poesia un passo in più, e lei lo chiede a me. C'è sempre questa dinamica, ora carezzevole, ora feroce, tra il poeta e la poesia. Non c'è mai per me una... non mi sento un creatore, un creativo, ecco, non mi è mai successo di sentirmi un creativo nella poesia. C'è sempre una dialettica viva e vibrante tra lo scrittore di poesie e i versi che poi escono fuori. Non ti appartengono più già dal momento in cui li fai uscire dalla penna o dalle dita, visto che ora scriviamo col computer. Da quando lavoro nell'editoria online, mi occupo di scrittura di viaggio, io racconto per lavoro viaggi negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, l'istanza della scrittura della poesia è venuta fuori sempre in modo più radicale. Perché? Perché quando scrivi per internet, quando metti in atto, come dire, le tue conoscenze, le tue competenze nel campo del copywriting, ovvero dello scrivere contenuti che vadano a interessare e a informare un numero imprecisato e molto spesso vastissimo di persone, ti rendi conto di quanto, come dire, il linguaggio debba adattarsi al tipo di destinatario, di oggetto che ha. E questo ha cambiato molto il mio rapporto con la scrittura, perché ho dovuto imparare a informare su un viaggio. È molto difficile, magari tu vorresti descrivere poeticamente un paesaggio americano meraviglioso, ma di fatto è meglio che tu non lo faccia, perché chi ti legge, certo, vuole sapere le tue sensazioni, ma deve essere anche informato, ad esempio, su quanto tempo ci vuole ad arrivarci, cosa aspettarsi, se devo pagare un biglietto, se sono degli orari. Ecco. Dimmi. Ma quindi potremmo dire, Bernardo, che è diventato un linguaggio, quando scrivi per internet, più descrittivo e meno evocativo? Potremmo dirlo così? È diventato più che descrittivo, davvero referenziale e informativo, senza però perdere... Dedicato. Come? Come? Dedicato, a servizio, in pratica. Sì, a servizio, esattamente. Questo non vuol dire che sia una scrittura brutta, perché nessuno vuole leggere una brutta scrittura. Deve essere una bella scrittura e... per certi versi, attingendo, come dire, a uno dei tanti equivoci del mondo della poesia, poetica, perché tu insieme, in uno stretto numero di caratteri, devi riuscire da un lato a informare e dall'altro a colpire, no? Chi legge. Bene, da quando ho cominciato a scrivere per internet in questo modo, mi si è posto il problema della poesia. Cosa stava succedendo a me, che prima scrivevo solo semmai di critica, perché ho fatto degli studi, insomma, letterari, ma soprattutto se scrivevo poesie e racconti? Cos'è successo a Bernardo scrivente nel passaggio alla vita lavorativa? È successo che è entrato in crisi il sistema conoscitivo, come dire, il rapporto conoscitivo delle parole col mondo, quello però tipico della poesia. E allora scrivere poesia è diventata una sfida. Un po' come luzianamente nel magma, sei diventato quasi uno scriba con tutto il valore che questa parola ha.
Certo, nel magma, peraltro, poi segna proprio nella carriera poetica di Luzzi un, come dire, un punto di non ritorno, e anche per me esatto. Questo è uno dei tanti punti di non ritorno, no? E la poesia a quel punto esigeva qualcosa di diverso, cioè, o meglio, metteva in primo piano, in risalto, la sua natura costitutiva, che è quella di far sempre è quella di proporre a chi legge e anche a chi scrive la possibilità di una nuova prassi, di un mi rimarrà sempre in testa quello che disse Franco Loi una volta, parlando, il poeta Franco Loi, grandissimo, parlando dell'esperienza della poesia. Lui parlò di prassi della poesia. La prassi si riferisce a qualcosa che è pragmatico, è concreto. Ecco, in realtà la poesia ora a me chiede una concretezza diversa, cioè chiede di fare un lavoro diverso, non solo di informare un altro di qualcosa, ma dare forma diversa, una forma, arricchire il linguaggio, in qualche modo metterlo in una prospettiva differente per raccontare qualcosa in più, per far fare un balzo in avanti, un salto di lato, un salto indietro, un salto dentro, un salto fuori la realtà o dentro di me, che altri tipi di scrittura, altri tipi di esperienza non mi permettono e per i quali che non mi danno uno spazio di libertà, ecco. Guarda Bernardo, provo a provocarti su queste ultime frasi che hai detto, perché secondo me sono centrali rispetto all'obiettivo che vogliamo darci oggi in Done in the Whale, cioè di passare questi minuti insieme e scoprire qualcosa di più di noi stessi e del mondo che ci circonda. In particolare la domanda che ti voglio fare è questa: quante volte ti è capitato nel corso della tua storia da poeta che ti venisse chiesto in particolare rispetto a qualche poesia o a qualche verso a qualche parola, perché l'avessi messa lì e che cosa significasse? Ti spiego. Tante volte a me piace utilizzare la poesia come strumento per la comprensione della realtà, perché da un certo punto di vista sia la poesia che la realtà hanno degli spazi di ombra molto elevati. Tante volte anch'io da poeta mi rendo conto che non so perché sto scrivendo una cosa, non lo so fino in fondo. Alla fine il senso è quasi formato dalle parole stesse, non sono quasi io a decidere. O se lo decido, potrebbe essere anche una ragione eminentemente psicologica che va in profondità di determinate questioni, non lo so, non mi interessa da un certo punto di vista, no? Però è interessante, perché è come se noi avessimo sempre bisogno di avere la conoscenza di una cosa, e la poesia tante volte ti dà una conoscenza, ma con un linguaggio che tu non percepisci, non conosci. Secondo te, tu cosa ne pensi? Allora, mi è successo spesso, sia pubblicamente nelle poche volte che si è posta, che, come dire, che l'evento ha raggiunto un livello di profondità tale che si potesse fare una domanda del genere, perché spesso purtroppo non accade. È successo anche invece privatamente, magari con qualcuno che ti scrive su Facebook una mail in cui ti chiede perché hai usato una parola, un verso, un ritmo o un suono diverso rispetto a quello che si aspettava, però è sempre molto complesso spiegarlo, o meglio, talvolta è così facile che si perde la complessità. Si può dire che banalmente suonava bene così, usare una parola invece che un'altra, oppure si può dire che quel particolare verso ha 11 sillabe perché suona meglio e con 10 avrebbe suonato un po' peggio, e quindi io ho dovuto aggiungere quella che magari nel gergo poetico si chiama zeppa, no? Quella sillaba che mi fa arrivare sì. 11, poi in decatilabo non è proprio così, ma insomma, per banalizzare estremamente e brutalmente. Sì, certo. L'endecasillabo è un verso, diciamolo, l'endecasillabo è un verso con l'accento sulla decima sillaba, esatto, poi può averne 12, 13, 15, 9, non ci importa. Esatto, ho detto anche esattimo, questo non so perché, ma forse perché volevo fare un endecasillabo appunto che avesse 15, 16 sillabe, è proprio questo, però vabbè, questa come dire, forse può anche annoiare questa sì. pillola. Volevo dire una cosa per provare a risponderti. Agli esordi, grazie. Quando il mio maestro e professore che mi seguiva all'università, che io incontrai, ebbi la fortuna di incontrare Gaetano Chiappini, un grande traduttore e critico letterario, mi